paese ricco di tradizioni, dove la buona cucina, il mare e le lunghe spiagge fanno da cornice. Benvenuti al Monte di Procida. Ci troviamo in compagnia del signor Lucci Nunziante, coordinatore della Protezione Civile Falco. Ci vuole dire brevemente che cosa andremo a vedere oggi? Sì, oggi in pratica simuleremo un evento sismico che interesserà un istituto scolastico della zona di Monte di Procida. Verrà evacuato e verrà anche simulato una scossa di magnitudo maggiore che coinvolgerà anche un ferito, e quindi ci saranno vari interventi, un intervento antincendio e interventi sanitari per mettere in sicurezza le persone che saranno coinvolte in questo evento. All'interno della scuola, ripeto, si sta sprigionando questo incendio e quindi adesso aspettiamo che arrivino i primi soccorsi antincendio. Signore, mi sente? Signore, mi sente? Siamo da fare, siamo qui. Vai. Attenzione, piano piano. Ok. La pressione di 90 su 50 sta scendendo, facciamo okay. Presto, portiamolo nel posto medico avanzato. Benissimo. Per cominciare un po' di terapia. Allora la frequenza cardiaca è 82, è stata una 91. Ok, ci siamo. Tre, vai! Protezione civile, indicateci il posto medico avanzato dove è stato impiantato, dai! Sono pronti? Ok. Allora, alzate il pronto soccorso che sta arrivando, codice traumatico e eventualmente anche il neurochirurgo. Bene, codice 1 per il trasporto con una tipopia, andiamo bene, dottoressa. Benissimo. La situazione è un po' alterata, tant'è vero che stanno facendo l'elettrocardiogramma, si può vedere la partenza che sta a terra. La pressione è tranquilla. Vabbè, noi lo mettiamo, dai, fammi qua. Tranquillo,
Vai, sono! Monte di Procida è la seconda volta che fa una giornata dedicata alla protezione civile. Il concetto di protezione civile è recentemente entrato nella concezione dopo il sisma dell'80 della Campania della Basilicata e quindi sono cose utili per essere più tranquille. Come si dice, prevenire è meglio che curare, quindi in questi frangenti è bene informare e dire come comportarsi, soprattutto in ambienti affollati come quelli delle scuole. Quindi in questa direzione, ecco, il Comune di Monte di Procida ha sponsorizzato questa iniziativa. Siamo grati all'Associazione Protezione Civile Falco e alle scuole che hanno voluto con noi fare questa giornata di informazione e di prevenzione. Sono momenti che non sono augurabili, ma che appartengono alla vita, e quindi noi dobbiamo sapere come comportarci, soprattutto in ambienti affollati come quelli delle scuole.